Siamo anche alla pagina sportiva del TG Noi. Ieri sera grande festa sotto la curva ovest dello stadio Porta Elisa di Lucca, promossa dal Lucca United per festeggiare la promozione tra i professionisti della squadra rossonera. Ci sono anche importanti novità per quanto riguarda l'assetto societario. Tra pochi giorni la Lucchese diventerà una SPA, ma sentiamo il servizio di Giulio del Fiorentino. Tra volti noti, meno noti e vecchie glorie rossonere, la festa di Lucca United sotto la curva ovest ha fatto registrare un successo senza precedenti. La cena con la squadra arrivava dopo un CDA che alcuni hanno definito burrascoso, fatte salve le smentite dei protagonisti, ma che qualcosa deve averlo prodotto, se è vero che il 18 giugno la Lucchese diventerà una SPA, che ci sarà una ricapitalizzazione utile per finire di pagare i conti in sospeso. E soprattutto, seppur di rincorsa, che si andrà verso una tranquilla iscrizione alla Lega Pro. A questo si aggiunga che dopo la conferma di Rosadini nel ruolo di direttore generale, ieri è trapelata anche quella di Russo, che lo affiancherà soprattutto nel calciomercato. Conferme che a cascata dovrebbero portare a breve anche all'ufficializzazione di quella di Pagliuca e del blocco storico dei giocatori, soprattutto quelli lucchesi o quantomeno toscani. Tra i volti noti, ma a dire il vero inattesi dagli addetti ai lavori, anche quello di Roberto Perico, direttore territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, che ha cenato con i soci, un buon segnale per i colori rossoneri. Ricordo domani alle 18:30 grande appuntamento per il basket al Palatagliate di Lucca perché scende in campo la nazionale femminile di pallacanestro che affronta per le qualificazioni europee la nazionale dell'Estonia. È atteso ovviamente il grande pubblico al Palatagliate, vi ricordo domani alle ore 18:30. Ci sono novità anche per quanto riguarda l'hockey, perché dalla CGC sarebbe in partenza anche Davide Motaran, destinazione niente meno che Forte dei Marmi, un servizio nelle prossime edizioni del TG Noi. Termina qui questa pagina sportiva della TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.